Di questo voto e per questo voto desidero ringraziare i gruppi che si sono associati a noi, cominciare dai Verdi, dalla GUE, dai deputati pentastellati che in Italia fanno capo, diciamo, al Movimento 5 Stelle e anche una gran parte dei liberali, alcuni popolari. È una vittoria che noi avremmo voluto più ampia. Perché fino all'ultimo abbiamo cercato di convincere l'intero gruppo popolare e l'intero gruppo liberale a unirsi a noi su un emendamento di ragionevolezza, qual è l'emendamento di Louis Michel, che prevede la tracciabilità e la informazione obbligatoria su tutta la catena di produzione e di sfruttamento dei minerali. Ora è una vittoria, ma non è la vittoria finale, è la vittoria di partenza, senza la quale il discorso sarebbe chiuso e inabissato, ma adesso dobbiamo conquistare la vittoria più grande attraverso una forte offensiva politica nei confronti degli Stati membri che con noi dovranno decidere l'esito finale. Ed io inizio a fare un appello a tutti i governi affinché dismettano una posizione debole e non significativa, perché se non è obbligatoria la tracciabilità non è nulla, e diano anche loro un esempio di coerenza e di coscienza, innanzitutto etica, della questione, e forse in questo modo apriamo davvero una pagina nuova nella storia dell'Africa e dei rapporti tra Europa e Africa.